Alcuni giochi inclusivi per bimbi con disabilità sono stati donati da Rotary alla Villa Medeo. È stata la presidente Marcella Milia a presentare l'iniziativa ed inaugurarla. Vogliamo con il nostro piccolo gesto creare l'opportunità di non lasciare nessuno indietro, riservando particolare attenzione alle persone con disabilità, rimuovendo gli ostacoli architettonici, culturali e sociali, per una reale fruizione dei servizi da parte di tutte le persone. Presenti il sindaco Roberto Gambino e la soprintendente ai beni culturali Daniela Vullo, che ha valorizzato l'importanza delle ville storiche in città, un'altalena, un gioco a molle, una giostrina, questi giochi donati. Qui siamo all'interno di un giardino storico, la nostra villa è veramente un fiore all'occhiello della città. Poche città hanno ben due polmoni verdi all'interno proprio del centro storico. Questo spazio è uno spazio dedicato ai bambini che, come diceva giustamente il sindaco, purtroppo è soggetto spesso ad atti magari come dire, di vandalismo alto, ma l'amministrazione comunale come dire, mantiene sempre in efficienza questo spazio per i bambini. In questo momento forse non può essere fruito come dovrebbe per la situazione sanitaria, ma speriamo insomma che possano, i bimbi possano tornare qui e soprattutto che possano tornare qui presto. Ospite il governatore del Rotary, il club di Caltanissetta ha detto, si dimostra sempre solerte ed attivo rispetto a tutte le iniziative di solidarietà che sono la ragion d'essere del club stesso. Voi avete dimostrato come club di essere inclusivi, di permettere a chi ha piccole o grandi disabilità o bambini diversamente abili di potersi integrare insieme agli altri in uno spazio già dedicato.